Si lascia andare il dolore all'indaco dell'aria. Non tema l'inattesa leggerezza. Non tema l'inattesa leggerezza, l'intermittenza del suo male. Provi e riprovi la piccola torsione nell'essersi infedele, se tutto si rinnova dalla sua non interezza, distrazione. E dove? Questa è un'altra poesia, pagina 122. E dove? Di nuovo un'interezza, non a ritroso prima della lana, ma nelle acque incerte, nell'attesa che a renderle feconde sia un giorno la parte già recisa, ora inerte, a riposo sul fondo, che la forza servita al distacco ci converta in qualcosa che nasce dal dolore e infine l'allontana, come muta il sangue di Medusa uscendole dal collo, un catafalco di alghe in una pira viva di corallo. Le ultime poesie scritte pensando a Etty Hillesum. E quindi... Grazie. Basta una persona, una sola, diversa, vedi, per salvare la storia e il suo corso, perché nell'uomo ancora si creda. Pagina 156. Occorre osare, osare la pronuncia, senza sapere come, dire che si crede, sillabare il nome. Pagina 157. Questa guerra ci offre una sola lezione. Non vendetta, non altrove il riscatto. In noi stessi estirpare quel buio di cui soffre la terra, quel male che si vede nell'altro. Ogni giorno sono sui campi di battaglia, sui campi diventati verdi di veleno. Sono accanto a chi muore, a chi è in lutto, ma sono anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di cielo che resta. Nella vita c'è posto per tutto. Dentro mi porto tutto, anche a fatica, col fiato corto. La vita una cesta piena, fino alla fine. E se interrotta farò il mio meglio. Sulla soglia di un'altra stagione passerò staffetta il testimone. Pagina 159. Essere fedeli a ogni pensiero che ha iniziato a germogliare, a ogni sentimento, e ovunque si è, essere là, al 100%. E termino con l'ultima, pagina 160. Ispirata al suo diario del 3 luglio 1943. A novembre del 43 morirà a 29 anni nel campo di Auschwitz. Mi raccomando, amici, rimanete al posto di guardia se in voi, nel profondo, ne avete già uno. Per me, non siate infelici.